siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo, la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto, non mentite. Allora dite la verità, non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si applica il principio di Gian Battista Vico, verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io, no Dattis, no Pagani, anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, dice questo. È la verità. Colleghi. Vai a leggere. Collega. Esattamente così. Li ho letti tutti. Il 60% sono morti per altre patologie, detto dall'Istituto Superiore della Sanità. Se non lo sai, studia. Collega Sgarbi, studia. Si rivolga. Collega Sgarbi. Collega Trizzino. Collega Trizzino. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. E mentre l'Italia è la zona rossa, qui tutti erano senza mascherine. Oggi Basini è accusato perché la deve portare per forza. Siete ridicoli, non l'avete portata fino all'altro ieri. Esattamente così. In Germania, economia, sanità e scuola, il 4 maggio funzioneranno perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell'Europa. Germania ha dato prove di forza e di risposta giusta. 46% in Lombardia, il 14% in Emilia, l'8% in Piemonte, il 5% in Veneto. Non possiamo immaginare di applicare delle norme unitarie con zone così disparate di epidemia. E allora dico, almeno qui diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre cose. Non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli,